Lui è Ciccio, il mio gatto, nero. Ci siamo incontrati l'estate scorsa a Santa Marinella. Mi ha detto che voleva restare con me. Potevo dirgli di no? È simpatica Marella, soprattutto perché mi lascia gironzolare e le piacciono le storie che racconto. Oggi me ne sono andato in giro per Borgo. Unico rione con un nome straniero, Buio, viene dal tedesco, perché qui prima c'era arrivato Topila e poi c'erano venuti ad abitare gente della Sassonia. Ma Borgo era Borgo fino al 1936, quando c'era la Spina, demolita da Mussolini perché, dice, bisognava celebrare i patti lateranensi, la conciliazione tra il Vaticano e il Regno d'Italia. Avranno anche fatto pace, ma Borgo non c'è più, almeno in gran parte. Quel simpaticone di Ettore Rosler Franz qui ci fece un acquerello. Lui era un paesaggista scientifico, come avrebbe detto Pepper Pantera. Di solito prima scattava una foto e poi ci ridimeva un acquarello. In questo pioveva. Sarà stato un omaggio al vicolo degli Ombrellari che sta più avanti. Che a Borgo Pio si possa camminare in santa pace, sempre sperando che i turisti siano generosi di briciole e che non ci siano troppi cani a spasso. Certo, vorrei ricordare che dove il gatto non c'è i topi ballano, giustamente ballano di notte, ma tra un drink e l'altro qualcosa lasciano, anche se non si vede. Resistono le botteghe dei Vater Nostrari o Coronari, insomma i venditori di souvenir. Curioso, molti sono tradizionalmente ebrei, da non confondersi con gli urtisti, sempre ebrei ma ambulanti. Ecco la via degli Ombrellari. Qui Mastro Titta, il boia del Papa, aveva bottega. Ombrellaro, quando non passava ponte, col suo mantello rosso e andava a tagliare le teste dei condannati a morte dal Papa. Sì, certo, condannati dal Tribunale Vaticano, ma sempre del Papa si trattava. La Lunza! Me lo ricordo, in una delle mie sette vite qui c'era un cinema a luci rosse. Devono aver chiamato padre Amort, fatto un esorcismo e solo dopo è diventata una buona università cattolica. Qui a Borgo Vittorio qualcosa resiste e accanto agli artigiani ci sono altre cose che hanno a che fare con l'arte. Del resto artigiano e artista hanno la stessa radice linguistica. Sì, sono un gatto conto. San Francesco ha detto, chi lavora con le sue mani è un lavoratore, chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano, chi lavora con le sue mani e la sua testa e il suo cuore è un artista. E così gironzolando sono arrivato qui. Mi piace moltissimo questo posto. Gatto Merlino racconta tante storie. Ma adesso torno da Marella. Ci vediamo al prossimo gironzolo. Miau miau!